E buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV e apriamo andando subito a Firenze, coperta da ignoti con della vernice nera la targa in ricordo di Idi Dien, il venditore, ricorderete, senegalese ucciso a Firenze dall'ex tipografo Roberto Pirrone il 5 marzo 2018, che era fissa sul ponte Vespucci, nel punto esatto dove l'uomo fu ammazzato a colpi di pistola. A renderlo noto, Daniela Chironi, ex candidata al Consiglio Comunale con Firenze Città Aperta. Su Facebook ha scritto: l'avete vandalizzata, noi la rimetteremo. Idi aveva 53 anni quando il 5 marzo 2018 fu ucciso a Firenze con 6 colpi di pistola e la targa gli era stata dedicata dalle cittadine e dai cittadini antirazzisti e affissa sul ponte Vespucci, proprio nel punto in cui Idi aveva trovato la morte. Sopra la vernice nera che copre la targa in ricordo dell'ambulante è stato riscritto utilizzando della vernice bianca il messaggio originario: Idi Dien assassinato da mano razzista. Sul ponte alcune persone hanno poi lasciato altri cartelli e messaggi in ricordo di Dien, e dure comunque condanne dalla CGIL e da più parti a questo scellerato episodio vandalico. E ora parliamo di una iniziativa che ha fatto molto parlare di sé e che ha portato alla chiusura del tratto della 1 tra Prato Ovest e Montecatini per la cattura di alcuni esemplari di caprioli. Ben 16, ebbene, questo è il risultato dell'operazione, che poi sono stati liberati nell'area protetta dell'Acquirino. Ma vediamo il servizio. È di 16 caprioli catturati e nessun cinghiale il bilancio dell'intervento di bonifica di animali selvatici, in particolare ungulati, che stamani ha comportato la chiusura di un tratto di circa 25 km sull'autostrada A11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e Montecatini Terme, provincia di Pistoia. Gli animali sono stati catturati nell'area a fianco del casello autostradale di Pistoia e poi liberati sulle colline pistoiesi. L'operazione è durata circa un'ora e 20 minuti. L'autostrada 11 è rimasta chiusa dalle 6 fino a poco dopo le 9, in largo anticipo rispetto al previsto, perché la riapertura del tratto autostradale era inizialmente fissata per le 12. Gli animali sono stati catturati con delle reti, quindi sono stati bendati e poi collocati in appositi contenitori chiusi. Tutte le operazioni si sono svolte alla presenza di personale dell'ASL e di veterinari. Ai caprioli catturati sono stati apposti dei bollini identificativi e poi sono stati caricati su 2 camion dell'ASL Toscana Centro e del Comune di Pistoia, che li hanno trasportati nell'area protetta dell'Acquirino nel pistoiese per essere liberati. L'operazione di bonifica ha richiesto il lavoro di molte persone, presenti anche le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia forestale, guardia di finanza, oltre a polizia provinciale e municipale, questura e prefettura di Pistoia. È andato tutto molto bene, commenta l'assessore all'agricoltura Marco Remaschi. Questo significa che è possibile gestire in modo sostenibile, con un lavoro di squadra, un problema come quello della presenza di ungulati nelle nostre campagne, che si presenta con sempre maggiore frequenza. Un modo per scongiurare la possibilità di gravi incidenti su strade di grande scorrimento come la Firenze Mare e la viabilità intorno all'ospedale di Pistoia, e anche per rispettare gli animali che sono stati restituiti al loro habitat naturale. L'operazione ha permesso di catturare una colonia di caprioli che da tempo si era insediata in un'area di circa 10 ettari, compresa fra il casello, l'ospedale di San Jacopo, la tangenziale e lo svincolo dell'autostrada. La regione ha già condotto operazioni di prevenzione di questo tipo in altri contesti, come ad esempio nel maggio scorso la cattura di caprioli all'interno dell'autodromo del Mugello. E veniamo ora alla politica. C'è una possibile candidatura di Vivarelli Colonna alla presidenza della regione. Ci dice tutto da Grosseto Carlo Sestini. Centrodestra alla ricerca per individuare il candidato alle prossime elezioni regionali.
Intanto si restringe il novero dei candidati e tra questi anche il sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna. Sentiamo che cosa risponde nella nostra intervista. Di nomi se ne fanno tanti, non esiste assolutamente niente di certo, sicuramente le voci nell'avvicinamento alle amministrative regionali circolano, io evidentemente sono stato ritenuto un buon amministratore insieme alla mia giunta, insieme alla mia coalizione, sono uno dei tanti nomi di cui si sta discutendo, la decisione sicuramente non spetta a me prenderla e anche se dovesse esservi convergenza a livello nazionale partitica del centrodestra sulla mia persona, ci sarebbero comunque tante situazioni da dover chiarire che ancora ovviamente neanche ho affrontato perché essendo un pragmatico non parlo di voci ma parlo di fatti concreti. Rimaniamo nel territorio di Grosseto, del Grossetano, parlando di sostenibilità ambientale con Acquedotto del Fiora. Sentiamo il servizio. Sostenibilità ambientale con ADF e gli attori primari del territorio, azioni concrete e buone pratiche. Si è tenuta presso il granaio lorenese ad Alberese l'iniziativa L'acqua a nuove forme della sostenibilità. Appuntamento organizzato da ADF per creare un momento di incontro e confronto con una pluralità di soggetti e attivare un circolo virtuoso di idee, progettualità e prassi nell'ottica della sostenibilità ambientale. Dopo gli interventi del presidente Renai, dell'amministratore delegato Ferrari e del presidente di Acea Michela Castelli, si è tenuta una tavola rotonda sull'importanza dell'economia circolare nel nostro territorio, a cui hanno partecipato il sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna, oltre ai vertici di ADF. La giornata di oggi si contraddistingue per un'iniziativa sulla sostenibilità che prova a raccontare questo nostro bilancio, che è un profondo rapporto di internità tra l'azienda e il territorio. Oggi la giornata è sostanzialmente il lancio e la proposta di costruire un protocollo sull'economia circolare, fatto con chi? Con tutti gli attori del territorio, fatto con il nostro partner Acea, fatto con la prefettura, fatto con le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, i sindacati, cioè la nostra. La nostra idea è di provare a costruire un'economia diversa partendo dalla tariffa e dal benessere del territorio. A conclusione dell'iniziativa il gestore ha assegnato il premio ADF Green alla sua prima edizione per premiare l'istituto scolastico che si è maggiormente distinto con un progetto di innovazione in termini di sostenibilità. Ad aggiudicarsi il riconoscimento consegnato dal sindaco di Grosseto è consistente nell'opera dell'artista Peng Peng Wang, vincitore del premio Fior Art nella categoria Under 29, è stato l'IIS Tito Sarrocchi di Siena. Oggi abbiamo parlato di sostenibilità, ma non attraverso soltanto una teoria, ma attraverso cose pratiche, perché ADF nei prossimi anni, fino al 2031, investirà quasi 403 milioni per poter dare sostenibilità a un territorio, degli investimenti concreti che vanno sulla depurazione, che andranno sul risparmio idrico, che andranno sulla mobilità elettrica, che andranno sulla gestione dei nostri edifici in maniera sempre più sostenibile, in un'ottica fondamentale che è quella dell'economia circolare. E grande successo per il BRICS in Florence Festival al Tuscany Hall, un weekend nel segno del più famoso dei mattoncini colorati. Vediamo. Lunghe code, grandissima affluenza anche per questa edizione di BRICS in Florence Festival al Tuscany Hall di Firenze, un evento in cui decine di AFOL, cioè Adult Fan of Lego, si riuniscono ogni anno per dimostrare che non si è mai troppo grandi per giocare e creare con i mattoncini colorati più famosi al mondo. Diorami cittadini, paesaggi lunari, mondi medievali, avventure di pirati, riproduzioni di monumenti e molto altro ancora, nati dall'incastro di migliaia di pezzettini Lego di ogni forma e colore, ma soprattutto dalla fantasia, creatività e dalla passione dei vari maestri costruttori che partecipano a questo appuntamento annuale. Sono necessari mesi di lavoro, a volte persino anni, per creare le opere che vengono esposte al pubblico, come questa dedicata a Leonardo da Vinci. Essendo di Vinci, quindi gioco in casa, ho realizzato quest'opera che illustra Leonardo nel suo laboratorio, che sta dipingendo la Gioconda, ma è circondato da alcune delle sue invenzioni più famose.
una a due giorni dedicata ai meravigliosi e affascinanti mattoncini della Lego, che si conclude oggi. Da non perdere la grande area di gioco libero con oltre 150 kg di mattoncini per permettere a chiunque di dar spazio alla fantasia. Cosa stai costruendo? Flash, casa di Goku. E poi i negozi e le rarità presenti anche dall'estero, perché qui si respira un'aria tutta internazionale. Vediamo la pagina dello sport. I viola travolti dal Cagliari con un risultato che fa davvero riflettere, 5-2 per l'altra squadra, e Montella, il mister, ha parlato di un vero e proprio calvario. Sentiamolo. Non siamo stati all'altezza del livello agonistico della partita, mentale, no? Vabbè, con gli errori tecnici, tattici, eccetera, eccetera. Tutti abbiamo dato meno delle nostre possibilità, da capire perché. Perché era una cosa abbastanza grave. Insomma, con lui tattici ci siamo vergognati oggi. Va bene che il Cagliari era una grande squadra, ci sta che il Cagliari faccia una partita di un certo tipo, ma noi dovevamo essere pronti perché ce l'aspettavamo, ce l'aspettavamo così. Un Cagliari, quindi, che ci serva da lezione, che ci aiuti a crescere velocemente, perché la società lo merita, e lo merita Firenze, insomma. Quindi non voglio appellarmi a nessun tipo di alibi, no? Oggi non è possibile, no? Quindi a parte non è il mio stile, ma è possibile, però in campo c'erano nei primi 11 credo più di 40 anni di differenza, significa che mi ero abituato a fare 50 partite in Champions. E qualcosa puoi pagare se tu non sei all'altezza del livello mentale, e noi a livello mentale non siamo stati all'altezza, perché era una partita decisiva per noi, poteva essere una cosa importante, ci credevo, però la squadra, ecco, dall'altro canto si può dire anche che ha avuto una reazione sul 5-0, e da capire perché ci sta, se c'è stata perché magari qualche ragazzo si è liberato, ci può stare, non c'era più il peso del risultato, no? Nella seconda parte del secondo tempo ci può stare, però no, per questo ci serve che abbiamo bisogno di crescere in fretta, non si possono avere queste errate come oggi. Bene, dopo lo spot andrà in onda la trasmissione Rewind con Vittorio Betti, allora ci colleghiamo proprio con lui. Buonasera Vittorio. Sì, buonasera agli amici che ci seguono attraverso il telegiornale di Toscana TV. È tutto pronto al Rewind, l'appuntamento in onda come ogni domenica ormai da tempo alle 22.45 dopo la pagina del calcio. Stasera ci occuperemo di un grande personaggio, di un grande uomo, di un grande statista politico. Parleremo infatti di Giovanni Spadolini, scomparso nel 1994, riposa a Firenze nel cimitero delle Porte Sante, e sulla tomba c'è scritto un italiano. Ebbene, noi invece dedicheremo e titoleremo questa trasmissione Giovanni Spadolini, un fiorentino. Lo faremo con i ricordi, le testimonianze e immagini inedite, grazie al contributo del professor Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Buonasera professore. Buonasera caro. E naturalmente grande segretario personale, collaboratore, colui che ha vissuto per anni insieme a Spadolini questa storia italiana, e insieme a Gabriele Canè, il direttore Gabriele Canè. Buonasera Gabriele. Buonasera, bentornato. Vittorio, grazie di avermi invitato. E naturalmente con tante immagini, tutto questo fra poco alle 22.45 circa su Toscana TV Rewind. Bene, per ora è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.